Salve a tutti ragazzi, bentornati all'aggiornamento numero 17 della Nirmori Italia Black. Allora, come sempre trovate due file, per accedere nella descrizione del video troverete il link alla chiave di decryptazione. Ma come al solito dovete scaricare entrambi i file, la mod e il file squadra. Il file squadra, una volta scaricato, va copiato ed incollato nella cartella documenti FIFA 22 setting. Fatto questo, utilizzate il mod manager. Fate import mod ed importate la mod, che è questa qui. Mi raccomando ragazzi, non dovrete avere altre mod installate perché la mia mod non è compatibile con mod di altri creatori. Rimuovete le mod precedenti, che siano mie o di altri, installate questa facendo applica. Fatto questo, non dovrete fare altro che fare launch. Una volta che avrete lanciato il gioco, la schermata iniziale deve essere questa qui. C'è Abram, Nirmod, Italian Pack, Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, FIFA 22, eccetera, eccetera. Allora, la mod presenta solamente due piccole novità. Ho corretto il kit di Roma e Juventus e poi, grazie ad uno di voi che mi ha inviato un file squadre, siamo riusciti a sistemare anche il Virtus e Francavilla, alcuni valori di overall delle squadre e soprattutto la tifoseria, sempre del Francavilla, mi pare. Ovviamente poi nei commenti troverete, a meglio nella descrizione del video, troverete tutti i miei ringraziamenti ai vari creatori e autori che hanno collaborato in qualsiasi modo o maniera al lancio della mod. Detto questo, accendete il gioco. Non è necessario andare online, vi ricordo che se giocate online e aggiornate il gioco per il FUT, la mod smette di funzionare. Quindi non aggiornatelo se volete giocare con la mod. Allora, come sempre, andate su personalizza, profilo, carica rose e troverete il file del 9.17. Lo caricate, andate come sempre su trasferimenti, modifica squadre, controllate che ci sia tutto. Ovviamente le squadre non sono aggiornate come rose, ragazzi, quindi non scrivetemi come sempre: ma le rose non sono aggiornate. No, ragazzi, le rose non sono aggiornate. Se volete le aggiornate manualmente. Ah, alcuni kit non sono originali. No, ragazzi, alcuni kit non sono originali, ma sono creati più fedelmente possibile per essere uguali agli originali. Ah, il campionato italiano mi sta in quello francese, in quello arabo. Ragazzi, se non installate tutto correttamente, la mod dà errori. Sì, l'audio di Pardo e quell'altro lì, Adani, vi parla da Ligan perché ho utilizzato la Ligan per costruire la Serie A e la Serie B collegate e la Coppa Nazionale. È una mod amatoriale, lo ripeto per la centesima volta, non pagate nulla. Quindi se non pagate, evitate pretese o messaggi scocciati se vi dico che determinate cose non ci sono. È una mod amatoriale, io non sono professionista perché tanti mi dicono: ma la EPP? Sì, ragazzi, lui è un professionista, lui collabora con un sacco di persone. Il tool per le modifiche esce l'8 dicembre, lui il 9 dicembre ha fatto tutto. Questo gli fa capire la mole di staff che lui ha, quando io invece sono da solo e ogni tanto c'è qualche altro creatore che collabora per fare delle modifiche. Detto questo, verificate le squadre, potete iniziare una carriera o continuare le carriere che avete iniziato con versioni precedenti della mod. Io carico come sempre il Como. Ecco qua. La mod parte tranquillamente, senza grossi problemi. Non penso ci sia altro da dire, ragazzi. L'installazione è semplice, è sempre la stessa. Io vi ricordo il supporto al canale, se non siete iscritti, di iscrivervi, di condividere i video, di mettere like e di iscrivervi al gruppo Facebook, perché chi è sul gruppo Facebook ha già ricevuto l'aggiornamento, quindi lo ricevete in anteprima. Se il gruppo cresce, se la community cresce, se il canale cresce, faremo un bel lavoro anche per FIFA 23. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.